La regina Elisabetta è stata fermata dai medici, non potrà più farlo. Si teme per le condizioni della sovrana che ha 95 anni. Cosa sta succedendo? La regina Elisabetta, a 95 primavere, si è lasciata ritrarre in pubblico per la prima volta con un bastone da passeggio. Ha mostrato di non averne bisogno, era più d'aiuto che di necessità vera e propria, ma le immagini sono bastate per lanciare l'allarme sulle condizioni della sovrana. I mesi passati, infatti, sono stati estremamente difficili per la regina, che pare non abbia nessuna voglia di abdicare in favore del figlio. Il lockdown causa Covid, ma lei non si è mai ammalata, le vicissitudini con l'adorato nipote Harry e la moglie Meghan, poi soprattutto la scomparsa del consorte, il duca di Edimburgo Filippo II, avvenuta lo scorso 9 aprile, aveva 99 anni. Un colpo durissimo che ai più aveva fatto pensare ad un rapido decadimento fisico e psichico. D'altronde ai funerali di Stato la regina era apparsa molto provata, pur se costretta da protocollo ad avere ritegno e compostezza anche nel dolore e nel lutto, le condizioni della sovrana, dicevamo, hanno da subito allarmato i sudditi, molto affezionati a lei. Ora arriva un'altra fonte di preoccupazione, perché i medici hanno proibito alla regina di bere alcolici. Dovrà rinunciare per sempre al suo drink serale e nemmeno alle cerimonie pubbliche potrà assumerne, a partire dal giubileo di platino che cadrà il prossimo giugno. Non una grande privazione, però, almeno stando alle dichiarazioni di un'amica a Vanity Fair. Pare, infatti, che la sovrana non sia un amante degli alcolici e sia in grado di sopportare questo divieto senza alcun tipo di problema. La stessa fonte ha poi confermato come il bastone esibito in occasione del centenario della Royal British Legion nell'abbazia di Westminster non sia affatto necessario. Si tratterebbe solo di una precauzione per non sforzarla ulteriormente, vista l'età. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.